In casa Juve si comincia a pensare al mercato di gennaio e attenzione perché sta trapelando e sta cominciando a circolare una notizia parecchio interessante che ha a che fare con la Juventus. È un ipotetico scambio di mercato che potrebbe avvenire già nella finestra di mercato di gennaio che potrebbe risolvere due problemi per due diverse squadre. La Juventus è un altro club italiano. Beh, cerchiamo di capirci qualcosa, cerchiamo di analizzare il tutto qui su FCM News Sport, che come sempre vi ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati su tutte le vicende della vecchia signora, in maniera costante, in maniera gratuita, quindi se vi va iscrivetevi e lasciate like ai nostri contenuti. Andiamo alla notizia, perché? Perché in casa Juventus si continua a ragionare su quello che può essere il rinforzo in difesa. È chiaro che la Juventus deve monitorare un po' la situazione per quanto riguarda la difesa, deve sostituire Bremer, si cerca un sostituto di Bremer che possa avere delle caratteristiche quantomeno similari a quelle del brasiliano, posto che non è facilissimo trovarle. E attenzione perché ci sta aprendo uno scenario particolarmente interessante che potrebbe portare a un doppio scambio di prestiti. Perché? Perché la Juventus cerca un difensore e si sta cercando, ma allo stesso tempo deve anche avere in mente un'altra cosa importante, ossia piazzare quegli esuberi che sono rimasti. L'esubero per eccellenza in casa Juventus è sicuramente quello di Arthur, giocatore che è forse l'unico rimasto alla Continassa che non è riuscito proprio di fatto Thiago Motta a, o meglio, giunto a piazzare, in considerazione del fatto che Thiago Motta non ci credeva e quindi Thiago Motta non l'ha mai utilizzato, non lo convoca neanche, rimane fuori dal progetto, è un giocatore che non viene mai utilizzato e quindi ora si deve piazzare. Lui è un classe 96, ha 28 anni, quindi si cerca una soluzione. Circolano delle voci su alcuni intermediari di mercato che starebbero chiedendo informazioni per un possibile lavoro di scambio con il Milan. Eh sì, perché il Milan, dopo Kalulu, potrebbe dare un altro difensore alla Juventus. E stiamo parlando di Tomori, un difensore che è tornato a brillare qualche giorno fa nel Milan contro il Real Madrid, bloccando tra l'altro un certo Vinicius, ma attenzione che fa parte di quel gruppetto di calciatori con cui Fonseca non ha un rapporto straordinario. C'è stato un periodo in cui Tomori non ha giocato praticamente più, perché lui, insieme ad Abraham, insieme a Leao, insieme a Theo Hernandez, fa parte di quel gruppetto che non è che esattamente stravede con Fonseca. E la vittoria contro il Real Madrid non è che ha esattamente cambiato e stravolto le gerarchie. Cioè, è rimasto costante su questo punto da questo punto di vista Fonseca. Cioè, non ci sente. Cioè, lui ha le sue idee. Con il Real Madrid ha giocato e ha giocato anche bene. Però il rapporto tra Tomori e Fonseca non rimane idilliaco, a tal punto che si comincia a pensare a un ipotetico e clamoroso addio di Tomori a gennaio, perché gli preferisce Fonseca proprio il buon Pavlovic appena arrivato e Gabbia, giocatore che dopo aver fatto gol decisivo contro l'Inter, battendo l'Inter dopo tanti anni di sconfitte, è entrato di prepotenza nei cuori dei tifosi rossoneri. Per cui Tomori potrebbe lasciare il Milan e il Milan prendere un difensore con meno pretese e sicuramente con un rapporto forse migliore con Fonseca. E si starebbe valutando questa ipotesi di scambio con, ripeto, Arthur che potrebbe essere piazzato dal suo agente Pastorello proprio al Milan per farsi 6 mesi di prestito per riprendere un po' il ritmo e giocare in virtù del fatto che a Fonseca potrebbe piacere questo tipo di calciatore e invece Tomori potrebbe andare alla Juventus. Ci sono una serie di problematiche che potrebbero bloccare però la trattativa. La prima è quello legato all'aspetto, cioè dal punto di vista del Milan, ossia è vero che il rapporto tra Fonseca e Tomori non è ottimo, però il Milan non so se si può privare di un giocatore comunque così importante, a fronte invece la Juventus che con Arthur non sa cosa farci. Soprattutto dopo il caso Kalulu, secondo me la Juventus, o meglio il Milan, è un po' restio a dare un giocatore come Tomori alla Juve. Perché già il Milan per settimane si è sentito dire dai tifosi, dai giornalisti, tutti vi dicono: ma il Milan ha fatto una sciocchezza, ha regalato Tomori alla Juve, un giocatore fuori rosa al Milan che diventa un perno per la Juve, ancora di più con l'infortunio di Bremer, Kalulu e quindi il Milan hanno letteralmente salvato la Juventus, che ricordiamocela, è una diretta concorrente del Milan. Per cui già il Milan viene da questo tipo di situazione, in cui fondamentalmente è come se avesse in qualche modo agevolato la Juventus sul mercato attraverso questo prestito con diritto di riscatto, ma che è a cifre abbastanza
basse, quindi per una cifra totale di 16 milioni di euro la Juventus si prende Kalulu, che è praticamente un regalo vedendo come sta giocando il francese, che può giocare da centrale, può giocare da terzino, quindi è una soluzione interessantissima per Thiago Motta. E quindi già che hai fatto ciò, dare anche Tomori per il mio potrebbe essere un'ulteriore beffa, perché se poi magari Arthur va al Milan e non gioca, o comunque gioca poco, perché comunque il Milan al centrocampo non è messo malissimo, mentre la Juventus magari potrebbe non giocare, a Tomori invece alla Juve giocherebbe come? Per cui c'è questo dubbio in casa Milan. Detto ciò, a quel punto la differenza la potrebbero fare proprio i calciatori, gli agenti, che potrebbero spingere sì le società a dire ok, andiamo verso questo tipo di acquisto. Di fatto è un'operazione che fondamentalmente si potrebbe realizzare per la Juventus, secondo me sarebbe una grande mossa, e sarebbe anche un modo per rivalorizzare entrambi, perché il Milan, se proprio non ha buoni rapporti con Tomori, se proprio il rapporto tra Tomori e Fonseca è irrimediabile, beh, un prestito secco alla Juve potrebbe valorizzarlo, in virtù del fatto che Tomori alla Juve va a giocare sicuro, in questo momento va a giocare sicuramente. Dall'altro lato, secondo me dipende anche molto dall'apprezzamento o meno di Arthur nei confronti di Fonseca, cioè quanto Fonseca apprezza Arthur. Arthur potrebbe essere un giocatore che, esattamente come Vincenzo Italiano l'anno scorso, Vincenzo Italiano lo apprezzava molto, e quindi ok, viene alla Fiorentina, poi la Fiorentina ha cambiato allenatore, quindi non se ne è fatto più nulla, ma Fonseca potrebbe essere lo stesso avviso di Vincenzo Italiano e la serie, ma sì, prendiamolo, potrebbe essere una soluzione per me interessante. A Fonseca potrebbe piacere molto di più l'idea Arthur a centrocampo che non Tomori in difesa, anche perché dopo la vittoria con Real Madrid Fonseca è ancora più stabile su questa panchina milanista, e quindi la sua voce, la voce in capitolo di Fonseca ora, ancora di più dopo aver battuto 3-1 fuori casa al Real Madrid, vale molto di più in dirigenza. E quindi se Fonseca in prima persona si espone e dice: signori, io questo scambio lo voglio fare perché Arthur in questo centrocampo mi serve, Tomori è uno che mi sta mettendo un po' di magagne, quindi datelo sia alla Juve, chi se ne frega, magari si valorizza, e poi a giugno lo vendiamo. Questa potrebbe essere un tappabuchi per entrambe, soprattutto per la Juve. Alla Juve converrebbe, perché Tomori è un giocatore che a mio avviso in questa Juve potrebbe giocarci, e come se ci potrebbe giocare. Voglio sapere che pensate voi, quindi scambio Arthur Tomori con uno scambio di prestiti però, quindi non a titolo definitivo, potrebbe essere una soluzione interessante, parliamo di sotto nei commenti. È un'idea di mercato con degli intermediari che ne stanno semplicemente chiacchierando, ma che potrebbe portare dei sviluppi nelle prossime settimane.